Buongiorno a tutti. Ah, io chiedo, siccome credo ci sono alcune cose da chiarire, e lo chiedo anche a chi mi ha contestato, perché in democrazia è anche legittimo contestare. Io parlerò quei 10 minuti che mi sono stati concessi, forse un paio in più, per chiarire alcuni aspetti, perché ritengo che sia giusto, proprio questa è la sede dove avere i chiarimenti. E allora parto da lì. Partiamo, no, ma veramente al di là degli applausi, vi dico alcune cose sinceramente per come le vedo. Per quanto riguarda la questione dell'euro, siccome il sottoscritto è stato, non dico il più leale, ma sicuramente leale, uno dei primi a sostenere la candidatura di Matteo Salvini, segretario federale, da subito, poi c'è chi è montato sopra dopo, da subito. E quando mi confrontai con lui e con Roberto Maroni, che era il segretario federale uscente, perché in Lega c'era chi la pensava in un modo, chi la pensava in un altro, che si dovesse fare il congresso, che non si dovesse fare, che bisognava sostenere Matteo Salvini, che bisognava sostenere qualcun altro. Io mi confrontai con Matteo Salvini e con Roberto Maroni e dissi una cosa sola quando ci trovammo in quell'occasione, che riguardava proprio l'euro, perché sapevo di avere una posizione che non è, perché poi qualcuno ci monta sopra, finché ci montano sopra i giornali va bene, quando ci monta sopra qualche militante è sbagliato, perché non è che Flavio Tosi sia a favore dell'euro, semplicemente sull'euro ci sono 3 posizioni, ci sono quelli entusiasti dell'euro, che non capiscono evidentemente, c'è chi dice che bisogna uscirne e c'è chi dice che bisogna fare una battaglia per modificare le regole all'interno della gabbia dell'euro. E allora, in quell'occasione, quando non presentai la mia candidatura a segretario federale e sostenni quella di Matteo Salvini e ne parlai appunto con Matteo e con Bobo Maroni, gli dissi: sappi che sull'euro io sosterrò sempre la linea che, secondo me, tecnicamente è molto complicato uscirne, perché tecnicamente è molto complicato uscirne, perché la gabbia dell'euro l'hanno costruita bene, perché poi ci sono alcuni imprenditori, perché la Lega, grazie a Matteo, perché è vero, grazie a Matteo Salvini, è tornata al 6%, però bisogna cercare di ritornare, e lo faremo perché appunto sono uno di quelli che ha sostenuto la costanza del mandato, come è stato spiegato prima da Roberto Calderoli, per Matteo Salvini, perché la Lega deve tornare al 12% che eravamo riusciti a conquistare, e quello lo conquisti anche con il voto di chi magari oggi non ci ha votato e ci può tornare a votare. E c'è anche magari qualcuno che non ci ha votato perché dici no all'euro, che non vuol dire che bisogna essere a favore dell'euro, bisogna dire che bisogna cambiare le regole, perché è chiaro che le regole che sostengono dell'euro sono regole pericolose. Però ripeto, questo concetto lo espressi chiaramente dicendo a Matteo e a Bobo: guardate che io pubblicamente, come coerentemente ho sempre sostenuto, sosterrò questa linea. Però non è che bisogna essere tutti soldatini e dire tutti A con la bocca, ma bisogna cercare di conquistare il consenso, perché non serve fare la gara dal palco a chi urla di più, a chi urla più slogan. Bisogna lavorare per il movimento, e chi lavora per il movimento di solito lo dimostra con i voti, con le preferenze e con i consensi che porta la Lega. Quello è la pietra di misura. E allora, rispetto all'euro, quello che vado a dire da sempre, non è che sono favorevole all'euro, perché l'euro è, così come costruito, è una gabbia micidiale. L'Italia si è ingabbiata ulteriormente, perché con i governi Monti, Letta, Renzi, ha votato la legge 243 del 2012, che è quella, che è poco conosciuta perché poco se ne parla, che impone al governo italiano, perché appunto noi siamo un governo con i conti devastati, che impone al governo italiano che qualsiasi provvedimento di spesa voglia effettuare deve chiedere il consenso all'Unione Europea. Cioè oggi se il governo dice spendiamo i soldi per fare sta roba e aumenta il debito pubblico, non lo può fare, deve chiedere l'autorizzazione all'Unione Europea. Il buon Renzi, che è un gran parolaio, probabilmente perché appunto gli viene facile molto di più parlare che agire, il buon Renzi ha avuto lo stop ufficiale da, mi sono scritto il nome per un nome complicato, Katainen, mi pare che si chiami, Katainen, che è il nuovo responsabile finlandese o islandese per le politiche economiche dell'Unione Europea,
che gli ha detto: è inutile che blaterate tanto voi in Italia di cambiare il patto di stabilità, non ci sono interpretazioni, il patto di stabilità è quello che è e ve lo tenete. Questa è la politica europea nei confronti dell'Italia ed è quella la battaglia che deve fare la Lega, spiegandola alla gente, spiegandola agli imprenditori, spiegandola alle famiglie, perché in realtà ci hanno infilato in una gabbia. I governi dopo la Lega le hanno queste regole inasprite sempre di più, e Renzi va a raccontare le bugie che quando Renzi è venuto al Parlamento europeo, cosa che mi spiace che i mezzi di informazione non abbiano toccato, ha fatto un passaggio, perché evidentemente i mezzi di informazione, dopo parliamo un attimo anche di quello, per il nostro è un paese molto strano, i mezzi di informazione hanno toccato un passaggio nel quale quando un europarlamentare tedesco gli ha fatto presente duramente, che l'Italia deve tenere i conti a posto, e Renzi gli ha dato una risposta che è vera, ma è la più pericolosa, gli ha detto: è vero, ricordatevi voi tedeschi che noi italiani abbiamo un debito pubblico di 2.000 e passa miliardi, ma abbiamo un risparmio privato di più di 8.000, e l'ha detto in Parlamento europeo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che la risposta a salvare il debito pubblico è andarli a prendere dall'altra parte, dal risparmio privato, perché è questo che stanno provando a fare. E il Matteo Renzi è andato a dirlo all'Unione Europea. Ma i giornali e le televisioni non hanno detto una parola di quello che pensa di fare questo governo. Per non parlare delle direttive sull'immigrazione che sono state citate prima a livello europeo, perché l'Austria ce li dà indietro, perché le direttive che ha sottoscritto i governi Letta, Renzi e compagnia, le direttive dicono che chi li riceve se li tiene. Questi sono gli accordi europei sull'immigrazione. Per non parlare della Bolkestein, che è quella direttiva micidiale che rischia di massacrare le imprese italiane, perché il libero commercio, la libera concorrenza con paesi che non hanno regole di produzione, regole per la sicurezza, costo di lavoro inesistente, non puoi competere ad armi pari quando uno le armi pari non le ha. E quindi anche la direttiva Bolkestein è una direttiva che va combattuta, perché rischia di decimare le imprese del nostro sistema produttivo. Questo relativamente all'Europa, ma l'ho voluto chiarire, perché quel passaggio lo feci con Matteo quando ci confrontammo sulla sua segreteria federale. Altra questione che è stata sollevata è quella delle liste civiche. Allora, io mi ricordo che io sono diventato sindaco nel 2007 a Verona, e diventa sindaco, lo devo dire sinceramente, perché Umberto Bossi sostenne la mia candidatura, altrimenti non sarei stato sindaco, per Berlusconi aveva in mente tutt'altro. E già nel 2007 mi presentai con la civica che fa riferimento al mio nome. Nel 2012, stranamente, avvenne un percorso diverso, nel senso che ovviamente a fianco della Lega, quindi non sostitutiva, ma a fianco la Lega con la sua lista e il suo simbolo, la lista civica con la sua lista e il suo simbolo. Nel 2012 il cosiddetto cerchio magico, perché forse ci ricordiamo che in Lega c'era il cerchio magico, che è quello che ha fatto tanti danni al movimento. E io me lo ricordo il cerchio magico, perché poi c'è chi, come sempre, in Italia lo sport di salire sul carro del vincitore è uno sport nazionale, e quindi c'è anche chi prima faceva parte del cerchio magico e poi si traghetta miracolosamente dall'altra parte. Invece bisognerebbe cercare di essere sempre coerenti, sempre coerenti. La coerenza è la lunga, io spero che paghi, quantomeno la coerenza ti dà la dignità di poter dire liberamente quello che pensi, perché sei coerente per poterlo fare. E allora, rispetto a quel ci fu uno scontro in Lega duro rispetto al cerchio magico, che non voleva che si presentasse la lista civica col nome del candidato quando era già stata presentata nel 2007, e 15 giorni dopo arrivarono fuori gli scandali, perché eravamo, ve lo ricordate, in piena campagna elettorale, arrivano fuori gli scandali legati appunto al cerchio magico, che il cerchio magico sono quelle persone che si sono approfittate di Umberto Bossi che era malato per fare danno alla Lega per vantaggio personale e facendo un danno colossale. Questo è il cerchio magico. E riuscimmo a vincere a Verona. A Verona la Lega, fra l'altro, raccolse quasi il 12%, e quindi quando parlavo di consensi, perché devo dirlo, e questo anche con orgoglio personale, il comune di Verona come comune capoluogo e la provincia di Verona, anche quest'anno ma anche negli altri anni, sono state le prime come consenso, come capoluogo e come provincia. Ma perché? Perché bisogna lavorare nell'interesse del movimento. E per quanto riguarda le civiche, se non ci fosse stata la civica Maroni in Lombardia, se non ci fosse stata la civica Bitonci a Padova, le elezioni non le vincevamo, che non vuol dire sostituire la Lega, vuol dire affiancare alla Lega.
vuol dire affiancare alla Lega delle persone che, come è stato detto prima, che la pensano come noi, che magari non votano necessariamente Lega, ma con la Lega vogliono fare un percorso e vogliono far vincere comunque in questo modo la Lega, perché a Verona c'è sindaco Tosi della Lega, a Padova c'è sindaco Bitonci della Lega, perché poi alla fine è la Lega quella che vince con questo percorso. E da qui mi collego alla questione nazionale. Perché siccome a livello nazionale noi negli ultimi 20 anni, volere o volare, negli ultimi 20 anni per 9 anni siamo stati al governo con Berlusconi. Abbiamo espresso ministri della Repubblica Italiana e abbiamo cercato di fare qualcosa di buono. Qualcosa di buono è anche stato fatto, perché è stato citato prima il lavoro esemplare, unico e irripetibile del ministro Maroni, sia come ministro del welfare che come ministro degli interni, sia la devolution, perché la devolution fu un grande traguardo che venne affossato da un referendum assurdo proposto dal PD, perché sul PD cerca di far transitare delle proposte come fossero delle proposte mega galattiche e poi la devolution le conteneva tutte, però il PD lo affossò col referendum, e una parte del centrodestra, anche Berlusconi, non è che si sbracciarono per difendere la devolution, tutt'altro, lasciarono che il referendum la demolisse. E allora, siccome siamo in un paese strano, perché in questo paese è stata citata prima, non la chiamo neanche inchiesta, è una puttanata quella che hanno provato ad attaccare addosso a Roberto Maroni, perché chiamarla inchiesta è troppo alto il termine rispetto a quello che hanno provato a fare. Però c'è qualche grande quotidiano che, rispetto a quell'attacco che hanno portato a Bobo Maroni in questi giorni, qualche PM che non so che, beh, qualche motivo si può pensare, ma bisogna stare attenti a quello che si dice, perché poi si prendono querele e le si pagano. Però uno può pensare il motivo per il quale qualche PM si inventa un'indagine inesistente nei confronti del governatore della Lombardia in questo momento. Perché siccome, come è stato detto prima, la Lega non è stata toccata da certi scandali e la Lega è scomoda all'interno del centrodestra, allora bisogna attaccarla. E poi qualche grande quotidiano mette quella notizia, che è una notizia praticamente inesistente, nella stessa pagina dove si parla di Mose, dove si parla di tangente, dove si parla di altre cose. Per questo paese funziona così, con delle saldature strane, perché la Lega viene attaccata in quel modo, perché appunto la Lega all'interno del centrodestra, adesso c'è il deserto, è l'unica forza politica credibile all'interno del centrodestra, e quindi bisogna provare a demolirla, ed è quello che stanno provando a fare. E allora, per le prossime elezioni politiche, adesso abbiamo l'anno prossimo le elezioni regionali, anzi forse prima in Emilia-Romagna e in Veneto. Io l'ho sempre detto, e siccome mi sono stufato che i giornali continuino a scrivere diversamente, ho sempre detto che ne abbiamo un candidato che è il governatore uscente, e quindi dà fastidio che qualcuno monti polemica anche su questo, perché il candidato naturale per la presidenza della regione Veneto del 2015 è Luca Zaia, chi può essere se non lui rispetto alla nostra forza politica. Ma guarda che alcuni giornali sono bravini a montare le cose, anche a costruire, tanto fanno la ricostruzione, non mettono le dichiarazioni, scrivono, poi alla fine sperano che la gente legga e ci creda, e qualche volta in parte funziona. E dicevo, rispetto a questo, bisogna ragionare su quello che è il percorso anche a livello nazionale, perché siccome prima o poi ci saranno le elezioni politiche, e secondo me saranno prima di quello che si pensi, perché? Perché Matteo Renzi è andato su dicendo: nei primi 100 giorni farò queste 3 riforme, che nessuno se le ricorda, perché tanto dopo ne ha aggiunte altre di promesse, intanto quelle non le ha mantenute. Poi adesso i 100 giorni sono diventati 1000 per fare le riforme. Ha raccontato una serie di balle, continua a raccontare balle con la complicità quasi totale dei media, perché quasi tutti sostengono qualsiasi cosa dica o faccia. E il problema è... il problema è che uno si dovrebbe porre, perché ci sarà un fatto di candidatura all'interno del centrodestra, e siccome allora o si va da soli alle prossime politiche o si va con il centrodestra. Se si va da soli, fine del problema, la Lega va da sola. Se si deciderà di andare insieme al centrodestra, io non vedo perché la Lega non debba provare a esprimere lei dei candidati, anziché dover per forza sostenere Berlusconi, la Pascale, la Santanchè o quant'altri, perché... perché la Lega oggi all'interno del centrodestra, è l'unica che esprime delle leadership credibili, perché d'altra parte c'è quasi il deserto, soprattutto in quella che è, diciamo, l'eredità di Forza Italia, che alla fine è uscita distrutta da queste elezioni. E quello che dicevo, le cose sulle quali bisogna ragionare, è il fatto che Silvio Berlusconi stia cercando di far vincere a tutti i costi le prossime elezioni politiche a Matteo Renzi. Questo uno dovrebbe domandarsi perché, vero? Perché succede questo in questo strano paese? Perché se una parte del centrodestra, volere o volare, fa in modo che si porti consenso a Matteo Renzi,
gli mette a disposizione i mezzi televisivi che ha, perché anche quelli corrono per la stessa corsa, strana, ma ripeto, in questo strano paese funziona così, una parte dei media e una parte della magistratura, perché questo purtroppo è quello che sta accadendo. A Matteo Renzi viene fuori che la Corte dei Conti lo condanna per aver sperperato denaro pubblico, non l'ha indagato, l'ha condannato per aver sperperato denaro pubblico quando era presidente della provincia di Firenze e non ne parla nessuno. Qualcuno gli paga l'affitto di casa quando era sindaco per parecchi mesi e non ne parla nessuno. E allora in questo paese bisogna parlare sui giornali solo per distruggere gli avversari politici del regime, e quelli che stanno bene al regime non si toccano. E in questo ci sta dentro tutto il sistema radiotelevisivo, dico tutto, perché anche la parte che fa riferimento a Silvio Berlusconi, ripeto, non so perché qualcuno me lo dovrà spiegare, o lo dovrà spiegare lui, perché sta giocando la partita per far vincere le prossime elezioni politiche a Matteo Renzi. E allora la battaglia che deve fare la Lega è una battaglia unitaria. E quindi quando si parla di unità interna, l'unità interna, oltre a predicarla, bisogna anche farla, perché è inutile venire qua e dire bisogna stare tutti uniti, poi si va in giro per le sezioni a fare esattamente il contrario. L'unità interna va predicata e praticata, perché la Lega oggi ha delle potenzialità gigantesche, ha un segretario federale che piace alla gente, perché piace moltissimo alla gente, anche a chi non la pensa come noi, che è Matteo Salvini. Se stiamo davvero uniti sui nostri temi, che sono i nostri temi, l'immigrazione, spesa pubblica, debito pubblico, burocrazia, perché la lotta che c'è da fare, ed è una lotta durissima perché la Lega la fa da 20 anni, la lotta vera, al di là di centrodestra e centrosinistra, è tra la conservazione e chi vuole cambiare. E i poteri della conservazione nel nostro paese sono poteri fortissimi, radicatissimi nei ministeri romani e non solo nei ministeri romani, ed è contro quelli che dovremo combattere uniti assieme con Matteo Salvini per i prossimi anni. Grazie e buona giornata a tutti.